Coach Maurizio Buscaglia, una velocità energia che ha affrontato questa partita a Trieste senza un elemento importante come Dustin Hogg, un ottimo inizio più 8, dopo Trieste ha avuto una reazione e da lì la vittoria alla fine 85-74. Un suo commento sulla partita in generale. Ma il commento sulla partita in generale è che siamo partiti, ma al di là dell'essere partiti sicuramente bene, è perché abbiamo fatto le nostre cose, abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. Finché abbiamo eseguito siamo andati bene. Io quando dico di eseguire o di finché abbiamo eseguito non parlo solo del fatto di essere avanti col punteggio e di fare canestro. Si può, voglio dire, anche essere difesi bene o sbagliare qualcosa, ma rimanendo nei binari, perché facendo questo poi la squadra inevitabilmente cresce. E invece noi nel secondo tempo ci siamo un pochino persi, bisogna essere onesti, nel senso che abbiamo fatto fatica a costruire il gioco e non tolgo assolutamente i meriti alla difesa di Trieste, ci mancherebbe altro. Però abbiamo proprio fatto fatica, abbiamo rotto troppo, ci siamo fatti invogliare del fatto che ci buttassero dentro, spingessero in alcune situazioni. Contemporaneamente, ahimè, la percentuale è abbastanza impietosa contro quella di Trieste, che invece è buona, e quindi non riesci neanche a trovare quei canestri che ti possono tenere in partita. Allora, da un certo punto di vista, benché la classifica sia complicata e il nostro momento, insomma, a livello di squadra in generale non è stato facile, le viviamo meglio i momenti di fatica, sicuramente, in cui dobbiamo rimontare, in cui siamo andati sotto nel punteggio e tutto. E questo è un punto di partenza, però dall'altra parte dobbiamo renderci conto che quando sei a più 10 si possono, cioè abbiamo fatto 2-3 possessi troppo con leggerezza, sia in attacco e 2-3 difese, cioè hai un piccolo vantaggio, giochi fuori casa, devi essere più bravo, più consistente, insomma noi ci siamo un pochino, non abbiamo fatto bene, nel secondo tempo si è aggiunta anche insomma un po' di fatica a costruire il gioco con alcuni giocatori. Ci sono domande? Qua ce ne faccio una io. Come hai visto questa anomalia canestro Trieste? Ma noi volevamo giocare una partita, sono onesto, in cui non farli accendere subito, perché sappiamo quando Trieste gioca in casa davanti al pubblico è una squadra importante. E ci siamo un pochino riusciti. Dovevamo, ripeto, anche a costo di controllare un po' di più il pallone, a costo anche di sbagliare, non dico di no, però dovevamo evitare di farli accendere. Noi abbiamo dato 2-3 fiammate. Secondo me un paio delle quali nate da nostri errori, inteso come mancanza di lettura dei momenti della partita, e Trieste un po' si è accesa perché Trieste si accende e un po' perché ha cavalcato un nostro momento non positivo, e quando lo fa la vedo bene, perché è una squadra che condivide il pallone, perché gioca insieme, perché è fatta di giocatori altruisti, e questa è la base, e che sa difendere insieme. Questi sicuramente sono due punti fondamentali per giocare la Serie A, secondo me. Passarsi il pallone e difendere.